Ciao a tutti ragazzi, sono Orcoverde. In questo video vi farò vedere un nuovissimo glitch per inserire una qualsiasi bicicletta all'interno del garage in uno slot di un'auto. Per eseguire questo glitch dovrete avere un garage, non importa se sia con o senza appartamento. Il garage dovrà essere pieno e all'interno del garage dovrete avere almeno una bicicletta, ovvero la bicicletta che volete avere in uno slot delle auto nel garage. Al primo posto garage ci dovrà essere l'oppressor, non importa che sia modificata o meno, e al secondo posto dovrete avere un faggio che si compra a 5.000 dollari sul sito southernsanandreassuperautos.com. Precisamente vi servirà un faggio per ogni bicicletta che vorrete avere nello slot di un'auto all'interno del garage, mentre negli altri slot potrete inserire qualsiasi auto e veicolo purché il garage sia pieno. Avrete bisogno di un amico, il vostro amico dovrà essere nel garage con voi. A questo punto potrete incominciare ad eseguire il glitch. La prima cosa che dovrete fare, dovrete aprire il menu interazione, dovrete andare su Motorcycle Club e dovrete fondare un Motorcycle Club. Quando sarete diventati presidente dell'MC, dovrete aprire il menu interazione. Dovrete andare sul presidente del Motorcycle Club, trova un prospect e dovrete invitare il vostro amico. Il vostro amico dovrà accettare l'invito per entrare nel vostro Motorcycle Club. Una volta fatto ciò, dovrete aprire il menu interazione, dovrete andare su veicoli e sull'opzione accesso al veicolo dovrete impostare amici. A questo punto dovrete salire sull'oppressor e sia voi che il vostro amico dovrete uscire dal garage. Quando sarete usciti dal garage, il vostro amico dovrà salire sulla vostra oppressor. Fatto ciò, voi dovrete aprire il menu interazione, dovrete andare sul presidente del Motorcycle Club e dovrete rimanere fermi sull'opzione manda il tuo veicolo al deposito. A questo punto il vostro amico dovrà volare utilizzando il turbo con l'oppressor e dovrà continuare a volare continuando ad usare il turbo senza scendere dalla moto. Il vostro amico non dovrà cadere dalla moto, altrimenti il glitch non funzionerà. Quando il vostro amico sarà in volo sull'oppressor, vi cambierà automaticamente l'opzione in richiedi moto. Quando ci sarà l'opzione richiedi moto, dovrete velocemente selezionare il faggio che si trova all'interno del garage dove starete eseguendo il glitch. Fatto ciò, dovrete velocemente entrare nel garage, dovrete premere la freccia destra a fianco alla bicicletta che volete avere nello slot di un'auto nel garage. Quando sarete usciti dal garage con la bicicletta, il vostro amico dovrà atterrare senza cadere dalla moto. A quel punto il vostro amico verrà automaticamente cacciato fuori dall'oppressor e quando il vostro amico sarà buttato giù dalla vostra oppressor, voi dovrete entrare nel garage dove starete eseguendo il glitch con la bicicletta. Se non uscirà nessuna schermata dove vi dirà garage pieno, vuol dire che il glitch starà funzionando correttamente. Quando sarete entrati all'interno del garage, se il glitch sarà uscito correttamente, avrete duplicato la bicicletta e troverete la versione duplicata della bicicletta parcheggiata all'interno del garage in uno slot delle auto. A questo punto avrete completato il glitch. Potrete eseguire questo glitch con qualsiasi bicicletta. E niente ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, mi raccomando lasciate un bel pollice in su, un commento, iscrivetevi al canale, condividete il video e da Orcover è tutto, noi ci vediamo al prossimo video, bella!